Paolo, dal tuo punto di vista, com'è vivere con 5 bambini? Allora, prima cosa che ti dico è bello, se no, diciamo, cioè, sono tutti voluti, desiderati, quindi il primo sentimento che mi sento di rispondere è che è bello. D'altro canto, chiaramente è faticoso, non te nascondo che è una gran fatica. È come quando, no, tu sali su una montagna, la salita è faticosa, poi arrivi, vedi l'orizzonte, bellissimo. Però la fatica nel salire c'è, quindi... You will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain? Non siamo mai stati spaventati dal fatto di che noi siamo una famiglia monoreddito, lavoro solo io, e mettere a tavola 3, 4, 5, 6, noi siamo 7 persone, guarda, basta aggiungere un pochino di pasta in più, un po' di pomodoro in più sul sugo, quindi diciamo non è così complicato. E chiaramente rinunciamo a diciamo alla, al super, ad alcune cose superflue. Sunday morning brings the dawn in. It's just a restless feeling by my side. Più che altro ci mancano dei servizi. Noi per esempio siamo un po' in difficoltà l'estate quando le scuole sono chiuse. Gestire 5 bimbi tutto il giorno, ognuno ha le sue attitudini, le sue diciamo i suoi modi di divertirsi, di giocare, di richiedere il tempo. E quindi ecco il fatto magari di avere dei centri estivi aperti che però possono essere accessibili a delle famiglie numerose, perché diciamo il costo per ogni bimbo si aggira intorno ai 400 euro. Se lo moltiplichi per 5 sarebbero 2.000 euro al mese, giugno, okay, luglio, agosto. Per cui per 3 mesi sarebbero 6.000 euro. Occhio e croce, sì. Chi come me si mette nella condizione di non poter lavorare perché decide di avere tanti figli, che poi è un'inclinazione di noi donne, è naturale alla donna avere figli, quindi se la donna si permette di seguire questa inclinazione, praticamente come se svanisse nella società, perché mi rendo conto che lo Stato tutela le donne, le mamme, solo in quanto lavoratrici. Cioè la condizione di partenza è questa, doppia. Se sei mamma, ma lavoratrice, e lavoratrice esisti, ti tutelo. Se sei mamma e basta, praticamente sei in una condizione invisibile.